Marta mia, non ho più nessun interesse particolare. L'unico scopo per cui trascino questa esistenza orribile, orribile perché lontana da te, è concorrere con tutte le mie forze a farti ricca e padrona del tuo destino, così nell'arte come nella vita. Tu stai recitando, Marta mia, un lavoro, come tu mi vuoi, nel quale con tutta la forza della tua anima gridi e dimostri che la verità non è quella dei fatti, ma quella dello spirito. Nel nostro caso la verità è questa, che io sono il tuo vero padre e che tu sei la creatura mia di cui tutto il mio spirito vive, con la potenza stessa della mia creazione, tanto che è diventata casa tua e tutta la mia vita sei tu, la mia arte sei tu, Marta mia. Tu devi essere sempre in questa verità dello spirito. Io sono con te, come tu mi vuoi. E se tu non mi vuoi più, io non sono più nulla e vivere non m'è più possibile. Scrivimi, scrivimi, Marta mia, anche se poco, ma scrivimi e informami di tutto. Dove sei, che pensi, che fai, non voglio sapere altro. Abbi tutto il bene che ti vuole il tuo maestro.